certi carte in mano. Statevi accorta, a me mi pare che è figlio del tasso. Ah, qui, vai, vai, senti. Chiama, facci sempre essere, vado lì, tammi che mettete la razza per te. Vai, 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 ma ti devi fare chiangere. Ma io non so che c'è i chiangere. Ehi, chiangere per forza, no, ti faccio chiangere con un pure in casa. È stato solo che muore, mamma, è cacciarice, mamma. Che la cacciarice stamattina, mamma, io mi muore fame, mi muore fame. Ehi, mamma, ehi. Ma riuscire pure tu la stessa cosa, mamma, io mi muore fame, chiangere, chiangere. Guarda, chiangere, chiangere. Zitto, ma pare che sei, zitto, zitto. Ui, la carabia tolta, ma raccomando, che amico! Permesso? Avanti. Buongiorno. Accomodatevi, prego. Il signor Miserino Pasquale. Sono la signora Miserino. Ma io che me ne faccio voi, signore? Io ho bisogno di vostro marito. E che me ne faccio? Chi la mia si sceglie? Parlate con me, è la stessa cosa. Ah, sì? Sì. Vabbè, mo' voti capucce. Dovete favorirmi 34.710 lire per pagamento di tasse arretrate. Altrimenti, cara signora, mi dispiace, dovrò fare il pignoramento. È una parola, e come vedi dunque? Ma l'avete visto il quadro nero della mia famiglia? Purtroppo l'ho visto, cara signora, ma io non ci posso fare niente. Io sono esecutore d'ordine. Ho pagato, ho sequestro. Ma se non sequestrai, sono una povera disgraziata, tengo 4 figli a carico, un marito a 4 anni disoccupato. La mia casa è lo specchio della miseria, l'Eurovisione della fame. Mamma mia, mamma mia, va bene, signora, non vi avvilite, che vi devo dire, passerà. Ma che da passare, ero rimasto solo lì sotto per ragioni di cose, ma ci ho avuto a vendere pure il voi che dite? Ma come, vi siete venduti il letto? E non lo vedete che spettacolo, è verità che le povere creature dormono per terra in coppia ai matarazzi. Lo vedo, lo vedo. Mamma mia, mamma mia, mamma. Ma che uomini, che può belle mamma, che può, che passerà? Io non tengo neanche gli occhi picciagli, non tengo. Mannaggia, bobba, mannaggia, io non lo posso fare questo mestiere, non lo posso fare, io sono troppo sensibile, io mi commuovo facilmente. Guardate là che pena, quelle creature mi fanno una fila. Ecco qua, venite qua, va. Prendete, questi sono 2.000 lire, cercate di rimediare qualche cosa per quei ragazzi. Grazie signori, grazie. Prego, prego, per carità, non fate così. Ma vostro marito sta proprio a spazzare la guattata. Mio marito morito l'anno, morito guardare. Ma è quello? La mummia egiziana, vedete, sono 10 giorni che non mangio. Pure? Non ne manca chi ha forse parlato. Se capisce. Mi risponde a gesta, a lettere mute. Povero disgraziato! Ma chi mai c'è stato? Chi mai ha fatto vanicca stamattina a me? Guardate come ci ha fatto venire! Venite qua, signore, tenetene. Queste sono altre 1.000 lire, scusatemi se non posso fare di più. Ma per carità, voi già avete fatto troppo! Non piangete, signore, ma fate spartere all'anima, ma non piangete, vi prego. E quanti figli avete detto che tenete? 4, signorina. 4? Ma io ne vedo 3 là. Mamma mia, non mi facete ricordare chi là. Oh, povere giacche mie. Aggio fatta la tua, aggio fatta. Il povero guaglione sta un mese in ospedale con una gamba ingessata. Gesù, Gesù, quanto mi dispiace. Si sapesse che pena è per me. Sapeva mio figlio ricoverato e non lo posso nemmeno andare a trovare. Gesù, e perché non è da sua? Chi ve lo proibisce? Vedete, quello sta sopra un cartarello. Ci vanno 3 mesi per ci arrivare. Che a me mezzo per pigliare i mezzi, signori, in metà. Già, questo pure è vero. È lontano, è vero. Sì, tipo avanti, ma che fino là sopra. E non lo porto niente. C'è la brutta che sta qui un picciullo fisco, un po' che frutto, qualche picciullo di cioccolato. Avete ragione, avete ragione, come vi capisco. Ecco qua, queste sono altre 500 lire, portate 1 chilo di banane al vostro giacchiniello. Ma no, signor, per carità, lasciate stare, non date retta. No, 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 ve l'avete pigliato. Ma non, signore. Ve l'avete pigliato, sennò mi facete pigliare collera. Ma voi lavorate come noi. Parola d'onore, ma piglia collera. Va bene, che già li volete così. Madonna ve lo rende. Grazie assai, grazie, io me ne vado, Vi farò accordare una proroga di 1 paio di mesi, va bene così? A piacere vostro. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci. Tenetevi su. Con i papesini? No, qua papesini, signore. Sto dicendo tenetevi su con il morale, non vi dovete avvilire. Signore. Che è? Signore, se avete tempo lunedì prossimo mi venite a trovare a Poggio Reale. Ma perché? Cambiate casa? Sì. E dove andate esattamente? Mica per me, sapete, io lo devo passare sul registro. Sì, sì, passate. Scusate tanto, abbiate pazienza. Passate. Sì, quando pigliano un momento la penna, ecco qua. Siete pronti? Sì, prontissimi. Dite. Secondo quadrato. Secondo quadrato. Dietro giardinetto. Dietro giardinetto. A fianco regine delle donne illustre. Al cimitero. Ma voi che state dicendo?
E vedi che sono 30 pasticche sublimate. Stasera mi pigliamo la mafia se vuoi. Ma dove siete partiti, signore? Cos'è questa roba, sapete? No. Ma io volevo suicidarvi. Sì, sì. Buttate via questa roba, porca miseria, vi ho detto, buttatela via. E sai che roba, voi avete una famiglia, una responsabilità. Avvilirvi per così poco. Alla fine voi ho dato 3.500 lire, potete rimediare momentaneamente qualche cosa per quei poveri ragazzi? Ma che sono 3.500 lire di fronte ai guai e ai debiti che tengo? E che la c'è ieri e per voi? E si capisce? O salumiero, panettiero, macellaio, cantiniero, padrone casa e cambiare lo televisore. Come, voi tenete pure un televisore? Sì, lo tengo a due canali. Ah. E voi non lo tenete? Io non lo tengo mancano di scarica mia. Guardate, mbrammacati e ribato, con chi si vuoi, tenendo pure la televisione. No, mamma, ne devo andare. Adesso no, me ne devo andare perché mi si sta spostando tutta l'anno. Arrivederci, signore, arrivederci. Arrivederci. Signore, ma passate, una tavola d'accordo. Non ci passate, mai più. Ci faccio croce nera tra sin da sto palazzo. Croce nera. Mamma mia, mamma mia. Che caroni sono questa gente delle tasse. Che cagli d'accordo, chi se ne è giù?